Good afternoon, Mo here with Design Speaking during Milan Design Week. I'm here with Massimo, CEO of Leggera G. Massimo, how are you? Come sta? Grazie, sto molto bene. Fine, thank you. Sto molto bene, sono emozionato, sono contento di essere in questo location perché il Superstudio si è rivelato una giusta scelta per Leggera G. So Massimo is really happy about this Milan Design Week, but especially about the fact that they're right now exhibiting at Superstudio, and it's really the right choice for them being here. So Massimo, tell me more about Lettera G. When did you start it? When did you found it? And I mean, what about your concept, your philosophy? Mi può spiegare più? L'azienda nasce 6 anni fa, è uno spin-off di un'azienda esistente di famiglia che ha quasi 100 anni e invece nasce Lettera G, che è una citazione della lettera 22 dell'Olivetti, per sottolineare il carattere umanistico del design italiano, perché volevamo che i nostri oggetti avessero un contenuto comunicativo e strizzassero l'occhio anche alla cultura. So, Lettera G was founded 6 years ago. It was one of the branch of their family enterprise. Lettera G is referred to the 22 of L'Olivetto, and in reality it's really to show the humanity of the enterprise, of the fact really that those designs are made up for the persons. So tell me more about this news. I mean, is this the first time at Superstudio? Because you were telling us this was the right choice. È la prima volta a Superstudio? Assolutamente sì, abbiamo avuto già altre esperienze in altre location in Via Tortona e anche in Brera e anche in Fiera. Devo dire che questo è il giusto mix perché comunque passano diversi buyer, diversi architetti e noi come natura ci rivolgiamo al contract, avendo dietro le spalle un'azienda strutturata di produzione in Brianza che lavora nel mondo del lusso e quindi da lì abbiamo sviluppato questa capacità di lavorare diversi materiali, metallo, legno, metacrilati eccetera. So, yes, this is the first time at Superstudio. I have been in the other years at Rufiera, in Brera, and also in Via Tortona. But this is really the right choice because a lot of architects and buyers are coming by. And knowing, I mean, with the other enterprise, knowing really how to work the different materials, totally different between them, they are really situating themselves fine here. So what about this new collection this year? I mean, I see everything, totally different objects. So tell me more about it. Allora, in realtà non abbiamo fatto altro che capitalizzare le idee e le creatività già esistenti della collezione, che per nostra inesperienza non erano messe a punto e il valore percepito non corrispondeva al valore reale dell'oggetto. Abbiamo tralasciato qualche virtuosismo da cui ci siamo fatti prendere e oggi presentiamo una collezione che ha un contenuto di senz'altro di novità creativa, di funzione e finalmente anche di prezzo e quindi siamo assolutamente ottimisti. So they have been reviewing what they did already, but changing the way of that people saw this product, producing something that was really functional, that had a good price, but mostly that was really creative in a way of being. So I see here different objects and also a library just behind me. Tell me more about this library. It's not a really library, it's a sculpture of the book. Is for books that leave their mark. Questa è dedicata ai libri che hanno lasciato il segno nella nostra vita. È l'unica libreria al mondo che ha una sede per ogni singolo libro. L'abbiamo realizzata diversi anni fa in materiali purtroppo, ahimè, troppo costosi, le cui lavorazioni erano troppo costose, in metacrilato. E quindi il pubblico le ha sempre apprezzate, infatti abbiamo lavorato tanto e finalmente questa è la sintesi, in metallo e legno, con dei costi assolutamente accessibili, ma abbiamo mantenuto il design e il concetto originale. Merito di Davide Radaelli, un designer straordinario, sensibilissimo, che ha coniugato, oggi siamo arrivati a coniugare funzione e costo. So this was already an existence library that they have been totally reviewing. Well, first thing, it's not a really a normal library. It's the library where you put the books that have signed, I mean, that are really important for you, like the most important books of your life. So that's why each place that you see
each book has his own place. They had made it in the past already, but with more, let's say, luxury materials. So this year they renew it totally with materials that were more accessible to the people, to the public. They used wood and steel to make it, thanks to designer Davide that helped them with it. Per quanto riguarda invece il futuro, quali sono le vostre aspettative? A questo punto noi contiamo di declinare queste collezioni ulteriormente. Da questa base, queste dimensioni, queste forme possono essere declinate per il contract, che è la nostra, come dicevo prima, natura. Anche per le false credenze, queste console, comodini da appendere a muro, che salva spazio, oggi hanno una funzione notevole e possono essere personalizzate per colore, per dimensione, ideali per alberghi, magari con stanze anche piccole, eccetera. E quindi l'architetto è il nostro primo interlocutore. Alla luce di questa considerazione, il futuro non è altro che sviluppare quello che già c'è. Rappresentano già delle grandissime novità questo. Così come le sedie su cui siamo seduti, su una struttura degli anni 60 italiana che va mantenuta così com'è, ci si può solo giocare con materiali e colori per il futuro. Quindi il futuro è abbastanza anche segnato. So they know already what they want to do in the future. So it's really reviewing the existing products, the existing designs already, because with one design that is really amazing, and I think you can do a lot of things, declinating in different colors or maybe in different materials. So that's what they really want. And of course, the kind of public targets are really architects. So those architects could propose those products and those designs also, for example, to hotels and other public places. Well, Massimo, thank you very much for your time, and it was a pleasure to meet you. Grazie. Grazie a te, thank you.